Governo. Buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione. Innanzitutto mi scuso perché potrò stare con voi solo nella prima parte, ma vi ringrazio molto per questa giornata e voglio rivolgere il mio saluto chiaramente al vicepresidente Mulè che ha promosso questo incontro, al Ministro della Salute che so che sta per arrivare, a tutte le autorità civili e militari presenti e rivolgo inoltre un particolare saluto al personale sanitario dell'ospedale Niguarda di Milano. In previsione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus che si celebrerà il prossimo 18 marzo, la Camera dei Deputati ricorda oggi con profonda commozione quanti hanno perso la vita a causa di un virus, all'epoca ignoto, che ha devastato il mondo intero, mietendo milioni di vittime. Quei tragici eventi hanno colpito duramente comunità e intere famiglie che nell'ora più disperata non hanno potuto rendere l'ultimo saluto ai propri cari. Desidero anche ricordare lo spirito di eroica abnegazione che tutto il personale sanitario ha dimostrato sin dall'inizio della pandemia. Ai medici, infermieri ed operatori e al loro sacrificio noi tutti dobbiamo profonda riconoscenza. Ma affinché tutto ciò non accada mai più, occorre individuare le strategie più efficaci per migliorare la risposta del nostro sistema sanitario a eventuali future crisi emergenziali di questa natura. A tal fine è necessario lavorare sulle criticità emerse nel periodo pandemico, valorizzando ad esempio la medicina di prossimità e i presidi sanitari territoriali, che possono indubbiamente garantire una risposta più immediata ai cittadini e in particolare ai più fragili. A riguardo il mio pensiero va soprattutto alle persone più vulnerabili, agli anziani e alle persone con malattie croniche. L'esperienza della pandemia ha messo inoltre in luce anche l'importanza della telemedicina, che può essere utilizzata per fornire cure e consulenza a distanza. Auspico dunque che l'esperienza maturata dall'ospedale Niguarda di Milano possa offrire un contributo di idee e proposte per migliorare l'efficienza del sistema sanitario nazionale. Grazie a tutti. Signor Presidente, grazie. Anche io ovviamente ti ringrazio perché la tua presenza dimostra la tua grande sensibilità, prima di tutto umana, poi istituzionale, nel presenziare a questo evento. Ovviamente i saluti sono quelli che già il Presidente della Camera ha fatto, grazie alla Vicepresidente del Senato, la Senatrice Castellone, al Ministro che è in arrivo, al Generale Figliuolo, Assessore Bertolaso, tutti i colleghi, gli ospiti presenti, grazie per essere qui. Diceva giustamente che l'estremo cordoglio provato, direi coralmente, intimamente, da tutti gli italiani nei giorni bui del 2020 non poteva esimere il Parlamento dal rappresentare, rendere viva, dopo l'istituzione della giornata, la misericordia civica del ricordo, fondamentale in un rapporto biunivoco, rapporto fondante che lega l'istituzione alla collettività. Un patto di cittadinanza che si nutre, fatemi dire, di un patto di memoria comune, che è riconoscibile, grato e che è consapevole. Se ricordare significa declinare la memoria al futuro, inchinandosi alle vittime, commemorare sul piano civile significa condurre quel dolore sul piano della collettività e, consentitemi, della storia. Nostro compito negli anni a venire sarà quello di perpetuare e garantire alla tragicità dell'evento la dovuta centralità istituzionale, consentendo alle future generazioni di conoscere e non di interpretare. L'Italia ha pianto quasi 188.000 vittime dal 2020 ad oggi. Tuttavia è bene non dimenticare che l'epidemia non può dirsi debellata.
Oggi i positivi in Italia sono oltre 185.000. Solo l'ultima settimana di febbraio è stata segnata dalla scomparsa per Covid di 439 persone. Solo grazie alla campagna vaccinale, e lo dico con voce stentoria, siamo ritornati a una quotidianità che solo due anni fa sembrava impensabile. A tal proposito voglio qui dare pubblica testimonianza al determinante intervento della struttura commissariale affidata al generale Figliuolo, del quale sono stato agli ordini quando ero sottosegretario alla difesa, generale Figliuolo che con il sostegno delle donne e degli uomini della difesa, oggi presenti in sala con le loro uniformi, insieme a quell'esercito di persone di buona volontà che con loro hanno collaborato in tutta Italia, ha portato il numero dei vaccini giornalieri da 100.000 a oltre 500.000. L'applauso è per tutti loro. Oggi il 91% degli italiani sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Molto rimane da fare. Solo il 31% ha avuto la seconda e il 15% la terza. Di certo è possibile migliorare e mi auguro che ogni azione sia messa in campo in tal senso affinché tutti siano coperti da ulteriori dosi di vaccino. Oggi è la giornata del cordoglio, della gratitudine, oggi è la giornata dell'impegno. Certamente non è il giorno del giudizio o delle sentenze. Le istituzioni non si sostituiscono al lavoro della magistratura, ma la magistratura non si deve sostituire al ruolo delle istituzioni. Chi ha il dovere di fare scelte, anche, soprattutto, di fronte agli eventi imprevisti, imprevedibili e sconosciuti, come è stata la pandemia di coronavirus. È il senso di ogni responsabilità di governo ed è la responsabilità che ricade su ogni rappresentante delle istituzioni. Faccio mie allora le parole del Presidente Mattarella, cito tra virgolette: «Lo smarrimento davanti a una minaccia insidiosa ha lasciato in breve tempo spazio a una tenace reazione fatta di scelte coraggiose e collettive e di avveduti comportamenti individuali che ci ha consentito di affrontare una sfida senza precedenti nella storia recente dell'umanità». Fine della citazione. Orientare i giudizi sulla base di ondate emozionali può essere pericoloso per il vivere civile. Per quanto sia giusto indagare su possibili omissioni, inadeguatezze o mancanze, contestare pesanti responsabilità a chi ha avuto il dovere di agire senza alcun precedente a cui appellarsi, consentitemi, è un atto da considerarsi iperbolico. Può in questo senso creare errori di valutazione o di conoscenza e rischiare il pericoloso allontanamento sociale dall'attività civile, minando la fiducia nelle istituzioni. Oggi non vogliamo solo ricordare l'angoscia e la paura, perché il passato non è solo la responsabilità di portare un corpo alla maniera di Enea con Anchise sulle nostre spalle. Il ricordo deve trasformarsi in gratitudine verso i tanti che hanno accettato di sacrificare il proprio bene individuale in nome del bene comune. La legge 35 del 21, che mi onoro di avere promosso e di esserne stato primo firmatario, fu ispirata proprio da quell'impegno profuso dal personale medico, sanitario e tecnico degli ospedali, delle forze armate, delle forze dell'ordine, dei tanti volontari per arginare un attacco imprevisto, ripeto, imprevedibile, anche a rischio della propria vita, che molte volte hanno sacrificato. Sono onorato oggi di poter ringraziare alcuni di loro presenti in sala: il Comando Operativo di Vertice Interforze dello Stato Maggiore della Difesa, e attraverso loro il ringraziamento a tutti i militari che sono sempre presenti per la protezione degli italiani da un capo all'altro del nostro Paese. La Croce Rossa Italiana, oggi rappresentata dal neoeletto Presidente, l'Avvocato Rosario Maria Gianluca Velastro, a cui facciamo i migliori auguri per il mandato. Con lui mi stringo a tutti i volontari e le volontarie, le Croce Rossine, che ogni giorno prestano soccorso e assistenza. Ringrazio
tutti i medici, i dipendenti dell'ospedale Niguarda, scelti in questa giornata come testimonianza di impegno e resilienza della Regione Lombardia, che fu la più colpita dalla pandemia, e attraverso loro il ringraziamento va a tutti gli ospedali italiani. Nel citare infine la presenza degli universitari, gli specializzandi della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Gemelli di Roma, ricordo tutti i giovani e gli studenti che la pandemia ha duramente colpito nelle occasioni di crescita e di studio. Pensando a loro, la legge che istituisce e ha istituito la giornata per le vittime da coronavirus prevede lo svolgimento di iniziative e percorsi di studio sui temi relativi alla pandemia e la possibile destinazione di somme devolute dai dipendenti della pubblica amministrazione al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Per concludere, stringendomi a tutti voi nel cordoglio per le vittime dell'epidemia, vorrei lasciarvi con un'immagine di Massimo Recalcati che, parlando del lutto, rimanda alla luce delle stelle morte che, seppur scomparse nel buio dell'universo, continuiamo a vedere nel cielo notturno. Un fenomeno che credo riesca ad esprimere quel sentimento, un sentimento morbido di pietas, di nostalgia, intriso di gratitudine, che proviamo ogni giorno verso coloro che non sono più, ma che continuano a risplendere come esempio pur nell'assenza. Grazie a tutti. Inviterei il ministro Schillaci a un saluto. Grazie, signor ministro. Buongiorno a tutti, saluto il presidente Fontana e vi ringrazio per l'invito a questo evento promosso in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus che si svolgerà il 18 marzo. E prima di proseguire con il mio intervento desidero rivolgere un pensiero commosso a tutte le vittime della pandemia di questo virus che ha sconvolto il mondo facendo pagare un prezzo altissimo in termini di vite umane. L'Italia è stata la prima nazione in Occidente a essere colpita e sin dai primi durissimi momenti ha visto impegnati medici, infermieri e tutti gli operatori sociosanitari che con profondo spirito di sacrificio, umanità, abnegazione hanno affrontato in prima linea e senza riserve una sfida durissima, anche a costo della loro vita. Resterà sempre vivo nella memoria di tutti gli italiani il ricordo dei professionisti sociosanitari che hanno perso la vita durante questa terribile emergenza. Come ho sottolineato anche in altre occasioni, la pandemia nella sua drammaticità ha radicato però in tutti noi la consapevolezza della centralità della salute e ha fatto emergere il grande valore delle professionalità impegnate nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. Un esempio virtuoso in tal senso è rappresentato proprio dall'ospedale Niguarda di Milano, una struttura di eccellenza riconosciuta a livello mondiale che durante la pandemia ha confermato di essere un imprescindibile punto di riferimento per i cittadini, sia per quanto riguarda la presa in carico dei pazienti con Covid-19, sia sul fronte della campagna di vaccinazione. Terminata l'emergenza, è il momento di guardare al domani e di rilanciare la sanità, perché la pandemia, accanto alla capacità di risposta, ha fatto emergere fragilità e carenze da risolvere. In primo luogo appare prioritario investire sul capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale, rendendo la sanità pubblica più attrattiva, in particolare negli ambiti che oggi registrano scarse adesioni per le condizioni di disagio, di rischio a cui è spesso sottoposto chi vi lavora. Penso al pronto soccorso, dove ogni giorno si affrontano situazioni ad alti livelli di stress che durante la pandemia hanno raggiunto picchi che tutti conosciamo. Ricordiamo tutti le immagini di operatori veramente stremati. La valorizzazione del capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale sarà la prova più eloquente di aver compreso pienamente la lezione del Covid-19. Ma l'esperienza pandemica impone anche di rivedere i modelli organizzativi per costruire una sanità sempre più efficiente, innovativa, sostenibile, prossima alle persone, capace di rispondere tempestivamente in maniera appropriata ai bisogni di ciascuno, nonché alle emergenze attuali e future.
È prioritario puntare con determinazione sulla promozione delle attività di prevenzione, sul potenziamento della medicina territoriale, anche attraverso un rafforzamento del ruolo del medico di medicina generale e delle altre figure professionali sul territorio, gli infermieri di famiglia e i farmacisti. Dobbiamo realizzare sempre di più un'integrazione efficace tra ospedale e territorio. L'attuazione della missione 6 salute del PNRR, incentrata sulle case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali e sul potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata, va nella direzione di una sempre maggiore prossimità della presa in carico e assistenza delle persone. L'Italia finora ha centrato tutti gli obiettivi del PNRR per il 2022, stiamo lavorando per raggiungere i traguardi previsti anche per l'anno in corso. Di recente è stato pubblicato il decreto che ripartisce alle regioni i fondi per l'assistenza domiciliare, nel 2026 dovrà coprire almeno il 10% della popolazione degli over 65, dovrà saper sfruttare nel migliore dei modi le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Penso alla telemedicina in particolare, che come abbiamo sperimentato proprio durante la pandemia, costituisce uno strumento fondamentale per dare risposte importanti e tempestive e di qualità alla domanda di servizi sul territorio, specialmente nella gestione di malati cronici. A questo proposito, sottolineo come l'Italia, con un accordo siglato pochi giorni fa al Ministero della Salute, sia stata la prima nazione in Europa a dotarsi di un progetto nazionale di telemedicina, ponendosi all'avanguardia nell'utilizzo dei fondi del PNRR in ambito sanitario, aprendo una stagione nuova nella prospettiva di ammodernamento e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale. L'impiego della telemedicina, il potenziamento dell'assistenza domiciliare, la realizzazione di nuove strutture, la implementazione di un approccio integrato One Health sono le leve essenziali su cui investire per realizzare un nuovo modello di assistenza territoriale di prossimità il più vicino possibile ai cittadini. In questo contesto saranno sviluppati, mediante i fondi del Programma Nazionale Equità in Salute, interventi mirati nelle regioni del Sud Italia per garantire l'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari delle fasce di popolazione in condizioni di maggiore vulnerabilità. Tutte le nostre decisioni e azioni sono infatti orientate a garantire la piena attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, superando criticità e diseguaglianze che la tragedia della pandemia ha evidenziato e acuito. Riaffermare il ruolo strategico della sanità territoriale, integrata e complementare alle funzioni dell'ospedale, significa infatti fare in modo che tutti abbiano le stesse possibilità di prevenzione, di cura, di assistenza. Su questo siamo impegnati con determinazione e in sinergia con tutti gli attori coinvolti, a livello nazionale e regionale. La storia ci insegna che spesso i cambiamenti più significativi vengono innescati proprio dalle crisi più profonde. L'esperienza del Covid-19 può e deve rappresentare un'occasione di rilancio e rafforzamento del nostro sistema sanitario nazionale. Grazie a tutti e buon lavoro. Buongiorno. Interviene ora il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, oggi a capo del comando operativo di vertice interforze dello Stato, maggiore della difesa, nonché credo per sempre alpino. Grazie. Grazie. Porgo il mio deferente saluto al Presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana, al Vicepresidente, onorevole Giorgio Mulè, che ringrazio per aver organizzato questo evento davvero importante. Saluto il signor Ministro della Salute, professor Orazio Schillaci, l'assessore al welfare della Regione Lombardia, l'amico Guido Bertolaso, e direttore generale del Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda di Milano, dottor Marco Bosio. Saluto tutti gli illustri ospiti qui presenti e a quanti stanno seguendo da remoto questo raccolto momento di memoria. A distanza di più di 3 anni dall'inizio della pandemia, il primo pensiero lo rivolgo a tutte le vittime e penso alle tante persone che hanno combattuto il virus in prima linea, medici, infermieri, operatori sociosanitari, volontari della Croce Rossa e i tantissimi volontari del soccorso. Tanti operatori sanitari hanno perso la vita adempiendo a quello che intimamente hanno sentito come un dovere assoluto di aiutare il prossimo
e lo hanno fatto sino all'estremo sacrificio. Qualche mese fa mi sono recato a Bergamo, dove ho incontrato il prefetto, il presidente della provincia, i membri dell'amministrazione comunale, imprenditori locali, volontari. Ho constatato di persona quanto il ricordo di quei primi giorni della pandemia sia ancora vivo nei cuori e nelle menti dei bergamaschi. Ho parlato con molti di loro e dalle testimonianze che ho raccolto ho meglio compreso le paure e le angosce vissute in quei momenti, quando fuori dalle mura domestiche era un continuo echeggiare di sirene e via vai di ambulanze. In quei giorni, il 18 marzo del 2020, una colonna di mezzi militari attraversava la città di Bergamo, lasciando ai posteri un'immagine divenuta iconica che riassume il dramma della pandemia. Quella comunità ha saputo però risollevarsi e, come i bergamaschi, lo hanno fatto tutti gli italiani, che si sono fatti parte attiva in un lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento delle amministrazioni centrali e locali, delle forze armate e di polizia, della protezione civile, del mondo dell'associazionismo e del volontariato e delle realtà produttive. La percentuale di vaccinati raggiunta ha fatto dell'Italia un punto di riferimento per gli altri paesi, se non un vero e proprio benchmark mondiale, come è stato riconosciuto dal professor Anthony Fauci, dall'ex cancelliera tedesca Angela Merkel e da molte testate internazionali. Si tratta di un risultato che non è stato conseguito solo dal commissario o dalla struttura commissariale, ma dagli italiani nella loro totalità. Italiani che hanno creduto nella scienza e nell'importanza dei vaccini, grazie a uno sforzo senza precedenti di ricerca scientifica, sviluppo clinico e produzione industriale. In meno di un anno, a fine 2020, abbiamo avuto i primi sieri e nel 2021 si era già vaccinata la stragrande maggioranza dei nostri concittadini, come ha ricordato prima il vicepresidente della Camera. Nel frattempo il virus mutava e all'apparire di ogni nuova variante qualcuno aveva provato a mettere in discussione l'utilità dei vaccini. È vero che nel corso del tempo la loro capacità di prevenire il contagio è passata da circa il 95% di protezione contro la variante Alfa al 70% contro la Delta, sino a diminuire ulteriormente contro quella Omicron. Ma i vaccini hanno comunque mantenuto un'efficacia di circa il 95% contro le forme più severe della malattia. Con l'evolversi delle varianti abbiamo osservato un aumento di infettività, ma contestualmente una diminuzione notevole della letalità. Gli italiani hanno avuto fiducia. Non ho mai dubitato della maturità e della coscienziosità dei nostri concittadini, che rispondono nel migliore dei modi quando sanno di essere guidati da persone che ascoltano le loro esigenze e comprendono i loro timori. Di questo devo dare atto alle regioni, alle province autonome, alle nostre 21 sanità, a tutti gli altri attori coinvolti nella campagna vaccinale. Voglio menzionare tra questi il neoassessore al welfare della regione Lombardia, il dottor Guido Bertolaso, già responsabile della campagna vaccinale, con cui abbiamo davvero lavorato all'unisono. Parliamo della regione che ha più abitanti d'Italia, circa 9 milioni. Chiaramente senza la Lombardia non avremmo avuto quei risultati straordinari. Si è partiti con incertezza, ma poi siamo andati davvero oltre ogni traguardo. Siamo andati avanti insieme in un'unica direzione, conseguendo al meglio l'obiettivo comune, che era quello di fare il bene dei nostri concittadini. Una testimonianza concreta di tutto questo ci giunge proprio dall'ospedale Niguarda. Ricordo quando da commissario ho visitato quel hub vaccinale a Milano. Il Niguarda, come altri centri, si è distinto per il numero di vaccinazioni effettuate, ma anche per la qualità, perché molte delle quali sono state destinate, sono destinate alle persone estremamente fragili, agli over 80, a coloro che erano affetti da gravi disabilità. E questo proprio nel pieno spirito dell'ordinanza numero 6 del 9 aprile del 21, che secondo me è stata una delle pietre angolari per cambiare il paradigma delle vaccinazioni. Allora i vaccini erano pochi, tutti si volevano vaccinare. Ebbene, concordemente con i dettami dell'allora presidente Draghi, io scrissi in poche righe, in maniera chiarissima, chi doveva fare cosa. I più fragili, i più anziani, quelli che hanno più problemi. Noi dovevamo mettere a riparo le nostre radici e assicurare la preminenza
a coloro i quali sono meno fortunati di noi. E così è stato fatto. Il Niguarda, questo è davvero un esempio. Il Niguarda è stato ed è l'esempio della generosità e dell'altruismo di noi italiani. All'interno di quell'ospedale moltissimi sono stati i medici emeriti che volontariamente, senza esitazione alcuna, hanno risposto all'appello di mettere nuovamente al servizio della collettività la propria esperienza, la propria professionalità e purtroppo mettendo a volte a rischio anche la propria vita, perché sono stati più di 370 i sanitari caduti in Italia per il Covid nell'adempimento del loro dovere. Parte di loro erano medici in pensione. In occasione di quella visita al Niguarda, proprio i medici e gli operatori sanitari mi regalarono un libro che io custodisco gelosamente, del 1819, e si intitola Simone di Mantua, ossia il mercante di campagna. C'è un passaggio in cui un banditore si reca in un villaggio della Francia meridionale e invita gli abitanti ad avvicinarsi per ricevere il vaccino contro il vaiolo. Allora il vaiolo mieteva 2 vittime su 7, e buona parte di chi veniva contagiato aveva segni permanenti fino alla cecità, parliamo 60-70% delle persone contagiate. Ebbene, lì c'erano gli uffici del vaiolo. Simone, il mercante, si imbatte allora in una bambina che sul volto portava i segni di quella malattia e urlando davanti alla folla, ringando, dice: quale madre, avendo il pane in casa, lascerebbe morire di fame il proprio figlio? Ebbene, io sono convinto che nella situazione di emergenza che ci siamo lasciati alle spalle, l'Italia e gli italiani, o perlomeno la quasi totalità degli italiani, non abbiano lasciato morire di fame nessuno. Noi non abbiamo lasciato indietro nessuno. E dunque il 18 marzo è una data che ci offre l'occasione di ricordare il contributo prezioso offerto da tutte queste persone alle quali non possiamo che manifestare la nostra gratitudine. Ringrazio i relatori presenti oggi a questo incontro che con le loro testimonianze ci daranno l'opportunità di meditare su quanto accaduto, ricordandoci quanto la nostra amata Italia abbia dimostrato di essere una democrazia matura che sa fronteggiare le emergenze. Concludo il mio intervento stringendo in un grande ideale abbraccio i tanti concittadini che hanno perso un proprio caro a causa del coronavirus, coloro che ancora ne portano i segni, e i tanti pazienti che sono stati ricoverati in terapia intensiva e che sono stati amorevolmente curati e che non hanno perso mai la fiducia nelle istituzioni di questo Paese, nella scienza, nella medicina, nella vita stessa. Grazie. Per concludere questa prima parte di interventi istituzionali, lascio la parola al dottor Guido Bertolaso, neoassessore al welfare di Regione Lombardia. Grazie. Grazie. Signor Presidente, signor Vicepresidente, signor Ministro, caro Francesco, autorità, credo che il discorso finale del Ministro, quando ha parlato, ricordando che dalle grandi crisi, dalle situazioni più critiche, che si può davvero ricostruire e ricominciare una organizzazione, partendo anche da quelli che sono stati gli errori commessi, sia il punto di ragionamento più importante di questa giornata, oltre ovviamente al ricordo delle quasi 200.000 vittime. Se noi andiamo a vedere la storia del nostro Paese, raramente, per fortuna, possiamo ricordare delle tragedie, al di là ovviamente di quelle che sono state le varie guerre, tragedie non provocate dall'uomo sotto forma appunto di eventi bellici che hanno provocato 200.000 vittime. Dobbiamo tornare alla vicenda del terremoto di Messina e di Reggio Calabria, oppure dobbiamo andare indietro rileggendo la storia della medicina per quello che riguarda le varie epidemie che però in secoli lontani, per fortuna, hanno colpito il nostro Paese. Ogni volta che ci sono state delle tragedie di queste dimensioni, a prescindere ovviamente, come dicevo, dalle vicende belliche, il Paese si è riorganizzato e ha ricominciato una nuova strada, un nuovo percorso. Credo che questo sia
forse l'impegno più importante e più significativo che possiamo prendere in questa giornata. Il nostro Paese, come tutto il resto del mondo, è caratterizzato da tante giornate nell'arco dell'anno. Ricordiamo tante situazioni, tanti avvenimenti, tante patologie. Ieri abbiamo ricordato la giornata per i disturbi alimentari. Alcuni giorni fa abbiamo ricordato la giornata contro le violenze al personale sanitario negli ospedali. Nulla di più attuale di questo punto. Ma credo che ricordare quello che è successo in questi ultimi 3 anni in Italia sia davvero estremamente importante. Se dovessimo fare un'odiosa classifica fra quelle che sono l'importanza delle varie giornate, sicuramente quella che ricorda le vittime del Covid oggi, dal mio personale punto di vista, forse è la più significativa. Questo ringrazio il Vicepresidente per essere stato lui il promotore di questa legge. E devo dirvi che invidio molto, fra le poche cose che invidio di altri paesi, in particolare il paese dell'Inghilterra, devo dire che la loro cura quasi maniacale del rispetto delle tradizioni, la tenacia nel conservare la memoria di quello che quel paese ha vissuto nella sua lunga storia, la invidio, perché a 3 anni da quello che ha colpito il nostro paese sembra che il Covid non l'abbiamo messo da parte, sembra che ci sia una grande voglia di dimenticare. È giusto cercare di ripartire, ma da quegli spunti che ci ha ricordato il Ministro, se noi non riorganizziamo il sistema sanitario sulla base di questa drammatica lezione, davvero avremo commesso un ulteriore sbaglio. Se noi non dovessimo ricordare quello che è stato il comportamento dei nostri medici e degli infermieri. Quanti di voi sanno che i nostri medici e gli infermieri hanno passato, dopo i momenti più duri, più drammatici di questa tragedia, mesi interi per inviare ai parenti delle vittime tutto quello che le persone che morivano da sole nei vari reparti degli ospedali consegnavano ai medici e agli infermieri? Le fedi, gli orologi, gli occhiali, il telefonino, il portafoglio. Tutto questo veniva consegnato in eredità ai medici e agli infermieri che assistevano queste persone che stavano morendo, che non potevano avere al fianco l'affetto, l'ultimo saluto da parte dei loro cari. Moltissimi hanno continuato a lavorare spedendo alle famiglie dei parenti morti questi pensieri, ricordando le ultime parole che loro avevano detto, perché i nostri medici e gli infermieri trascrivevano anche tutto quello che la persona che stava spirando gli lasciava come eredità e come testimonianza per i propri parenti. Scene e episodi che conosciamo poco, che sono stati descritti magari in alcuni dei libri e dei racconti a Gianni Figliuolo, quando siamo andati all'ospedale di Niguarda a salutare e ringraziare i medici e gli infermieri in pensione, che senza chiedere nulla volontariamente vaccinavano tutti, non solo gli over 80, gli hanno consegnato, oltre a questo libro, gli hanno anche consegnato la loro testimonianza di quella esperienza che avevano fatto. Ma in quelle esperienze si sono sempre, pensate come sono stati da questo punto di vista estremamente riservati, nessuno ha mai raccontato questi episodi che vi sto dicendo, di questo contatto con tutti i parenti di quelli che avevano perso la vita. È rimasto nel cuore e nella mente di ognuno di quelli che hanno fatto questo lavoro. E questo credo che sia un ulteriore segno, un'ulteriore testimonianza della grande capacità di risposta, di intervento di tutto il nostro Paese, dei medici, degli infermieri, del personale. Di quelli, dei volontari di protezione civile, i volontari della Croce Rossa, i volontari delle varie organizzazioni, dei militari. Non è un caso che dopodomani a Bergamo andremo a ricordare e a commemorare il 18 di marzo insieme al Ministro della Difesa, oltre che ovviamente insieme al Ministro della Sanità. Due strutture che sono state fra le protagoniste più importanti di questa lotta, di questa guerra che abbiamo combattuto contro questo virus. Non dimenticando i grandi progressi che ha fatto la scienza. In questi giorni si parla molto anche di una serie di patologie che riguardano il passato, per fortuna, nel nostro Paese e non nel resto del mondo. Si parla di malattie infettive e di malattie tropicali.
e si dimentica che molte di queste malattie ancora non hanno un farmaco o un vaccino, pur essendo presenti nel mondo da secoli. Il Covid, nell'arco di poco meno di 12 mesi, siamo riusciti a contrastarlo e poi anche, grazie al lavoro che ha fatto Generale Figliuolo in Italia, ad arrestarlo con dei vaccini che sono stati studiati, sperimentati e poi utilizzati in poco meno di 12 mesi. Credo che questo sia uno dei tanti segnali di speranza e di fiducia che dobbiamo avere, ma che ci devono imporre, come ha detto il nostro Ministro della Salute, una drastica riorganizzazione di tutto il sistema sanitario del nostro Paese. Ne abbiamo il dovere, ma ne abbiamo anche le capacità e le possibilità oggi, e sono convinto che ci riusciremo. Grazie mille a tutti. È un onore per me, e ringrazio tutti voi della presenza, coordinare gli interventi di questa giornata, un compito che svolgerò con una leggera commozione, perché questa memoria ci ha resi tutti consapevoli, tutti conosciamo vittime di questa pandemia, tutti abbiamo conosciuto in qualche modo persone che non ci sono più. 3 anni fa, come ricordava il generale Figliuolo, il 18 marzo l'Italia si svegliava con le immagini dei 30 camion incolonnati a Bergamo per trasportare alla cremazione centinaia di bare con le vittime Covid. Quelle immagini sgranate hanno fatto il giro del mondo, insieme alle 11 pagine di necrologi dell'Eco di Bergamo che sono stati pubblicati sul New York Times. Poi venne il tempo degli eroi dei quotidiano, degli angeli, degli ospedali, e tra loro c'era il personale medico sanitario anche dell'ospedale Niguarda. A tal proposito vi invito alla visione di un breve video portato dall'ospedale Emergenza Covid Niguarda Case History. Lasciamo alle immagini le parole. Questo video è stato realizzato unitamente a una pubblicazione edita dall'Erma di Breschneider, e ringrazio qui in sala l'editore Roberto Marcucci, nel dicembre del 2020, e ha raccolto i dati scientifici della prima ondata della pandemia. Ricordo anche che il video ha ottenuto il premio Smartphone d'Oro 2020, istituito dalla pubblica amministrazione social, la comunità che raggruppa i comunicatori della pubblica amministrazione per migliorare le strategie digitali. Prego di mandare il video. Siamo stati come funamboli, in equilibrio su un filo, notti spezzate dal suono di ambulanze. La paura di non potercela fare, la certezza di riuscire a farcela insieme. La prima sensazione forte è stata quella della paura, l'angoscia di essere davvero dentro a una situazione che sembrava una situazione da film nella quale mai ci saremmo immaginati di finire. Subito dopo ci siamo rimboccati le maniche, e il nostro lavoro, siamo abituati a lavorare con ritmi molto serrati, e questa volta era tutto l'ospedale a lottare contro una sola malattia. Anche noi abbiamo le nostre paure, le nostre ansie, abbiamo a casa figli, moglie, quindi i miei 2 mesi della prima ondata, la mia sensazione, la mia paura era portare a casa qualche cosa, più che per me stesso. Abbiamo racchiuso in un libro l'esperienza vissuta per lasciare una testimonianza alla cura e alla ricerca, per non scordare quei momenti intensi e difficili. Sono pagine di un'esperienza diretta, vissuta da chi, per dovere e per scelta, ogni giorno è chiamato a combattere la malattia e proteggere la vita. Giorni che non dimenticheremo, vite che non dimenticheremo.
quello che io ricordo di questo periodo erano gli occhi dei pazienti. Questi occhi che davvero ci chiedevano aiuto, erano occhi di paura, occhi che ti dicevano uscirò da questo reparto. Pazienti che abbiamo dovuto purtroppo accompagnare alla morte e per noi è stato davvero molto molto pesante. La cosa più bella che mi sono sentita dire dai miei infermieri è stata proprio mandami dove c'è bisogno, e questo vuol dire che l'operatore sanitario, l'infermiere comunque è disponibile ad andare dove c'è necessità di andare, dove c'è bisogno della sua attività, della sua collaborazione, della sua competenza. La sensazione è proprio di essere un grande gruppo, cioè un gruppo comunque che ha affrontato questo momento che per tutti noi è stato dirompente, però in maniera assolutamente solidale. Ai 4.500 operatori dell'ospedale Niguarda di Milano che con impegno, cura e abnegazione hanno lottato instancabili contro la pandemia. A loro è dedicata questa piccola memoria scritta. Non ti chiedi se ce la fai, fai quello che devi fare e vai avanti. Come ha ricordato il vicepresidente Mulè, quest'anno il grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano porterà i ricordi e le testimonianze di chi ha vissuto la pandemia in quella immaginifica trincea. Vorrei leggere alcune riflessioni su questi primi momenti del 2020 fatte dal direttore sanitario del Niguarda, dottor Mauro Moreno, che oggi per una lieve indisposizione è costretto a casa. Sono parole che fanno capire la profondità di quei momenti. Eravamo consapevoli, dice Moreno, di vivere una situazione estremamente drammatica e unica. Prendevamo decisioni importanti con pochi elementi di certezza, senza riferimenti stabili o pregressi. Ho ancora vivo il ricordo di quel grande senso di responsabilità e di preoccupazione per l'assunzione di una scelta che non ci abbandonava mai. La condivisione di quel peso e il conforto reciproco, solo il conforto reciproco, ci permetteva di tracciare una strada per andare avanti. Fondamentale è motivo di orgoglio per l'Italia è sottolineare che l'ospedale Niguarda di Milano come ospedale pubblico e l'ospedale Gemelli di Roma come ospedale privato sono ai vertici della classifica, stilata dall'autorevole settimanale americano Newsweek, come i migliori ospedali al mondo. Questo è merito per tutti noi. Invito ora sul palco il direttore generale dell'ospedale Niguarda, il dottor Marco Bosi. Grazie, buongiorno a tutti, è un'emozione stare qui. Innanzitutto grazie a tutta la Camera dei Deputati, al Presidente Fontana, al Vicepresidente Mulè che ci hanno onorato appunto di testimoniare questo momento. Ringrazio il Ministro Schillaci per essere qua con noi, il Generale Figliuolo e l'Assessore Bertolaso che ci sono sempre stati vicini. È emozionante ritornare a quei momenti perché sono stati momenti drammatici, momenti in cui tutti abbiamo vissuto rispetto alle varie parti, pazienti, familiari, operatori, dei momenti che nessuno avrebbe pensato di vivere. Però siamo qui a raccontare ed è giusto testimoniare l'impegno che la sanità pubblica ha avuto in tutti quei mesi e in quegli anni. Niguarda ha fatto il suo ruolo. Niguarda è un grande ospedale, non solo di rilievo nazionale ma anche internazionale. Abbiamo gestito migliaia di pazienti, tantissimi sono guariti, alcuni non ce l'hanno fatta, però quello che ha contraddistinto, come si è visto nel video, è l'impegno e l'abnegazione di ogni singolo operatore di Niguarda. Il 24 settembre 2020 noi abbiamo ricoverato il primo paziente in terapia intensiva e poi da lì è stata un'escalation. Noi normalmente abbiamo 33 posti letto di terapia intensiva, in poche settimane ne abbiamo creati 120.
occupando sale operatorie, occupando tutti i bocchettoni di ossigeno possibili che c'erano in ospedale. Siamo arrivati a un certo momento fino a trattare 400 pazienti Covid contemporaneamente. Quello che ha contraddistinto Niguarda è il fatto che Niguarda, mentre gli altri ospedali chiudevano perché non riuscivano a gestire questa pressione enorme e tremenda, ha dovuto aprire le porte. A Niguarda sono stati fatti interventi chirurgici, specialmente di pazienti oncologici. Nel 2020 abbiamo fatto 200 trapianti di fegato, rene, pancreas e cuore. Tutto quello che non riuscivano le altre strutture lombarde a fare, perché in quel momento erano sotto pressione più di noi, noi siamo riusciti a supportarli proprio grazie all'abnegazione dei nostri operatori. Siamo andati anche a operare fuori dall'ospedale, perché la Regione Lombardia ha aperto anche delle strutture private che normalmente appunto svolgono quella funzione, hanno aperto quelle porte perché quelle sale operatorie erano disponibili e siamo andati ad operare, perché c'era la necessità di fare, perché c'era il Covid, ma c'erano anche tante persone che non potevano aspettare. Questo è stato un po' l'aspetto peculiare di Niguarda, che ha vissuto per mesi e per quasi due anni due ospedali paralleli, uno per il Covid e l'altro per tutte le patologie che comunque non potevano essere dimenticate. Questo ha creato francamente un grande stress emotivo e organizzativo, perché come in tutti gli ospedali lombardi italiani, da un giorno all'altro abbiamo dovuto inventare reparti, abbiamo creato percorsi, abbiamo dovuto formare il personale, perché non è che tutte le persone erano attrezzate per ventilare le persone, visto le migliaia di persone che arrivavano ogni settimana. Per cui c'è stata un'invenzione anche strutturale di tutto quello che era necessario. E poi c'è l'aspetto degli operatori. Gli operatori si sono ammalati anche loro, fortunatamente noi non abbiamo avuto vittime. Ma c'è stato un momento in cui 400 operatori contemporaneamente erano a casa col Covid, per cui pensate un'organizzazione sanitaria di questo genere, con questa pressione, con 400 persone a casa, che cosa abbiamo dovuto inventare noi, ma noi siamo qui a rappresentare la nostra esperienza, ma qui rappresentiamo la sanità di tutta Italia. Questo è veramente il frutto dell'abnegazione del nostro personale, che ha vissuto momenti tremendi non solo perché erano sotto stress per quello che dovevano fare, ma per quello che poi avevano davanti agli occhi, perché poi tutte quelle sensazioni che abbiamo visto, la paura, la solitudine, il fatto di avere delle incertezze, il fatto di avere delle domande e non avere delle risposte, perché in quel momento non c'erano le risposte arrivavano giorno per giorno e le persone appunto cercavano di gestire questo virus a mani nude, non avendo neanche le conoscenze scientifiche per poterlo fare. E davanti c'erano i pazienti con le loro fragilità ed erano soli in ospedale, i pazienti non potevano neanche entrare. C'era questo senso appunto di empatia profonda, non solo perché è la nostra professione, ma perché anche gli operatori sentivano quel sentimento, perché si è visto dal video, c'era la paura anche di stare lì, ma anche di portare a casa il virus e di contagiare i propri familiari. Però questa sensazione di gruppo, questo spirito di squadra ha fatto sì che sono state fatte cose meravigliose, e quello che ha contato è stato proprio il fatto di lavorare insieme. Anche noi come direzione abbiamo imparato tantissimo in quel periodo, abbiamo istituito subito dal 22 febbraio un'unità di crisi insieme a tanti professionisti che continuano anche oggi a incontrarsi più volte alla settimana, quella volta si vedeva più volte al giorno, perché bisognava decidere cosa fare, non era una questione di giorni, era una questione di ore, in base agli arrivi e a quello che succedeva intorno a noi, noi dovevamo decidere che cosa fare vicino alla regione che ci ha sempre guidato. Però questo spirito appunto ha portato una sensibilità enorme anche da parte dei cittadini, perché come per tante strutture noi abbiamo avuto tanta generosità da parte delle persone. Noi abbiamo accumulato più o meno 6 milioni di euro di donazioni e queste sono andate immediatamente in apparecchiature, strutture per fare quello che serviva in quel momento. E da quell'esperienza abbiamo capitalizzato. E nel tempo, appunto nell'ultimo anno, abbiamo anche creato una fondazione ospedale Niguarda proprio per cercare di fare in modo che quella memoria, quella generosità non venga meno e ci sia la possibilità di continuare questo tipo di esperienza. E poi c'è stato il momento della rinascita, è stato citato quella domenica del 27 dicembre 2020 a Niguarda, sono arrivati i primi vaccini, noi abbiamo fatto le prime vaccinazioni di Regione Lombardia, da quel momento sono andati in tutta la regione, poi la campagna straordinaria. E qui abbiamo due protagonisti, insomma, il generale Figliolo a livello centrale e Guido Perdolaso che ci ha guidato a livello regionale, ha permesso appunto che noi siamo qua oggi qui senza mascherine a raccontare questi momenti, per cui questo non dobbiamo dimenticarcelo. Per cui tutto questo, perché è utile ricordarlo? Perché
impariamo dal passato, non dobbiamo dimenticare questi momenti, perché questo è stato secondo noi un esempio meraviglioso di sanità pubblica. Cioè noi rendiamo per scontato tante cose, noi sentiremo anche delle testimonianze, quello che è capace di fare la nostra sanità pubblica appunto non ce lo immaginiamo neanche noi, ed è stato dimostrato, per cui questo è stato un vanto per noi operatori ma per tutto il nostro sistema, per cui veramente grazie per tutto quello che è stato fatto. Io ringrazio appunto tutti gli operatori di guarda, perché c'è l'occasione, tutti voi che ci permettete di fare questo momento di riflessione comune. Ringrazio anche Elena Fontanella appunto non solo per la conduzione, ma lei c'è stata molto vicina in quei momenti, oltre ad essersi anche ammalati in quei momenti, ma ci ha permesso appunto perché ha tenuto un po' quel prodotto, assume quel libro che abbiamo fatto, che è una testimonianza non tanto per dire cosa ha fatto Uniguarda, ma per dire grazie a tutti gli operatori e per dire non dimentichiamolo, cerchiamo appunto di fare in modo che questa natura di condivisione, questo senso di responsabilità che ci unite in quei terribili momenti sia il vissuto di tutti i giorni, e noi cerchiamo di farlo tutti i giorni per i nostri pazienti. Grazie ancora. Grazie direttore delle cortesi parole. Mi unisco ai ringraziamenti per, vedendo alcune persone in sala, ringraziare la Fondazione Ospedale Niguarda col segretario generale dottor Riccardo Bertollini e consiglieri Riccardo Bruno e Luciano Quaggia. Attraverso loro voglio ringraziare i donatori e le associazioni afferenti all'ospedale che contribuiscono con generosità a ogni esigenza del paziente. Ringrazio anche la Fondazione Fiera di Milano, nel suo presidente Enrico Pazzali, che con l'assessore Bertolaso nei momenti di grande tensione fu tra i primi paladini della realizzazione dell'ospedale specialistico di terapia intensiva nei padiglioni Fiera del Portello della Fiera di Milano. Chiamata dai detrattori Cattedrale nel deserto, fu realizzato in solo 10 giorni con fondi interamente privati, punto di accoglienza fondamentale per decongestionare gli ospedali. Ora il Presidente Fontana ci deve lasciare, come ha premesso, per degli impegni istituzionali, e lo ringraziamo. Durante la pandemia tutti noi abbiamo sentito parlare di unità di crisi e ci parlerà di questa fondamentale realtà il prossimo relatore. L'intervento è da necessità organizzative a opportunità cliniche. Chiamo sul palco Oscar Massimiliano Epis, direttore Dipartimento Medico Ospedale Niguarda. Grazie dell'invito e grazie della possibilità di raccontare la nostra esperienza. Domenica 23 febbraio di 3 anni fa, 2020, ore 20, io ero comodamente seduto sulla mia poltrona davanti a un camino e suona il telefono che avevo lasciato in cucina. Non avevo tanta voglia di rispondere domenica sera. Dalla cucina arriva la voce di mia moglie: è il direttore generale che ti cerca. Ovviamente modello Jacobs, bisogna scattare, e abbiamo un direttore generale estremamente esigente, bene, e la telefonata, per i primi 10 secondi, dice: domani mattina c'è l'unità di crisi per il problema Covid e devi partecipare. In quel momento lì inizia nella mia testa il periodo Covid, che non mi sarei mai immaginato portasse a tutto quello che poi ha portato. E l'indomani mattina è iniziata l'esperienza dell'unità di crisi, 8:30, prima riunione, puntuali. L'unità di crisi è stata veramente un qualcosa che ha dato un valore aggiunto, secondo me, a un'organizzazione come la nostra, un ospedale grande, c'era bisogno di una struttura snella, agile. È stata attiva 7 giorni su 7, 2 volte al giorno, perché le decisioni cambiavano di ora in ora e quindi c'era assolutamente necessità di anticipare alcune decisioni, e quindi con l'unità di crisi siamo riusciti ad anticipare una serie di decisioni. E la prima cosa che è stata fatta è: cerchiamo di riorganizzare il pronto soccorso e cerchiamo di capire qual è il primo reparto che deve accettare i pazienti Covid. Sembrava scontato giustamente che fossero le malattie infettive, e
però questo reparto nel giro di pochi giorni, ahimè, ha avuto un problema di insufficienza di posti letto e di caratteristiche dei pazienti. Se ricordate, in quel periodo i pazienti avevano il casco in testa, che poi hanno iniziato tutti a conoscere, non ce n'era neanche tantissimi negli ospedali perché non era uno strumento che si utilizzava abitualmente, ma non tutti sapevano utilizzare il casco e quindi questo reparto efficientissimo a un certo punto era insufficiente per caratteristiche dei pazienti e per numero di posti letto. E allora abbiamo iniziato ad aprire altri reparti, magari reparti di medicina che avevano già in sé delle caratteristiche particolari di alta intensità. Però anche questi reparti a un certo punto sono diventati insufficienti, allora abbiamo iniziato a convertire dei reparti di chirurgia, di ortopedia, non è che potevamo mettere un ortopedico a gestire i pazienti Covid, e allora a questo punto cosa è stato assolutamente indispensabile? È stato indispensabile creare dei gruppi omogenei, polispecialistici, con multispecialità all'interno dei reparti Covid, perché i reparti Covid erano anche dei reparti, tra virgolette, blindati. Noi abbiamo sempre cercato di far entrare i parenti, non siamo mai stati così rigidi, ma dobbiamo cercare di non fare uscire i pazienti dai reparti, allora dobbiamo avere delle competenze lì presenti e oltretutto era una malattia della quale oggi sappiamo molto di più, ma ai tempi non sapevamo niente. E quindi l'esperienza all'interno del reparto, del cardiologo, del nefrologo, dell'ematologo, dell'oncologo, ci permetteva di capire meglio il paziente, che non era solo un paziente Covid, anche se i problemi principali erano il respiro, ma di riuscire a gestirlo al meglio e di anche avere una diagnostica locale. L'ecocardio veniva fatto all'interno dei reparti, l'ecopolmone all'interno delle parti, sembrano delle sciocchezze, ma riuscire ad avere tutto in loco aveva permesso di avere una marcia in più. E quando io ho iniziato a coinvolgere gli specialisti, l'oncologo, l'ematologo, nei reparti Covid, e non è stato semplice. Da domani devi lasciare il tuo reparto e andare in un reparto Covid. E un po' di terrore, di paura, di ignoto all'inizio c'è stato, ma poi cosa è successo? Questi reparti sono cresciuti talmente bene, c'è stata talmente collaborazione, ognuno era in grado di portare il proprio mattoncino per cercare di gestire al meglio il paziente. C'era chi, gli specializzanti che studiavano di sera i nuovi articoli usciti per partire con terapie nuove, anche il reumatologo è stato utile. In quel periodo lì c'erano le farmaci utilizzati granché in reumatologia, ma che gli altri non conoscevano. Quindi ognuno era stato in grado assolutamente di dare il suo contributo. E questo lo stiamo mantenendo ancora adesso, cioè questa possibilità di lavorare in gruppo, devo dire che ci ha contagiato. Ma poi c'era tutto il mondo Covid di altre patologie. Pensiamo che Niguarda è un ospedale hub per le patologie tempodipendenti e quindi arrivavano da tanta parte della regione ictus, infarti, stroke, eccetera, eccetera. Ma non erano tutti infarti Covid, ma c'erano anche infarti non Covid e quindi bisognava tenere i percorsi separati e divisi. E in un reparto, in un ospedale di questo tipo, non è così semplice. E poi c'era anche tutto il mondo, come ho detto, non Covid. E pazienti internistici c'erano. Allora siamo andati ad attivare degli altri reparti, che era il reparto di chirurgia, piuttosto che il reparto di cardiologia, che si sono trasformati in reparti internistici. Ma non si poteva pensare che i cardiologi o i chirurghi seguessero direttamente loro questi pazienti. E allora anche lì abbiamo creato delle equip miste. E in questi reparti abbiamo cercato, per esempio, di mettere pazienti, medici anziani, tra virgolette anziani ovviamente, o di mettere medici che avevano delle patologie, quindi persone fragili per proteggerli. In realtà era più una protezione, diciamo così, psicologica. Il Covid era ovunque, ci si ammalava da qualsiasi parte, però almeno uno aveva l'idea di essere un pochettino più protetto e tutelato. E quindi c'è stata anche tutta questa attività estremamente, estremamente importante. E poi c'erano i pazienti cronici. Non è vero che i pazienti cronici non sono stati seguiti, certo, non potevano farli venire in ambulatorio tutti i giorni, certo, non potevano venire ad essere seguiti come prima, però Niguarda ha iniziato la telemedicina, della quale oggi si parla tantissimo, 4-5 marzo 2020, la direzione ci aveva già autorizzato, magari velocizzando un po' le tappe, 4-5 marzo 2020 iniziamo a fare già le prime televisite, oggi è così di moda, ma iniziavamo a avere già le televisite, seguivamo i pazienti in telemonitoraggio, ma non solo,
I pazienti cronici alcune volte hanno necessità di cure, cure che non trovano nella farmacia sotto casa, ma cure che devono ritirare in ospedale. E allora ci eravamo attivati affinché questi farmaci venissero consegnati direttamente a casa ai pazienti, proprio per riuscire a non lasciare nessuno al caso e di seguire sia il paziente in ospedale, sia il paziente Covid che il paziente non Covid. Concludo, ricordo però un sabato mattina c'era necessità di attivare o convertire, come dicevamo, un altro reparto di medicina in reparto Covid. Era forse il terzo o quarto reparto di medicina che veniva cambiato. Palazzina 6, direzione generale, l'unità di crisi veniva fatta lì. Ai tempi si faceva in presenza. Bene, perché c'era il contatto anche tra di noi e ci davamo un po' di forza, perché non erano giorni semplicissimi. Esco dalla palazzina 6, direzione generale, vado verso il nostro blocco nord, che per chi conosce Niguarda è abbastanza identificabile, dove c'erano i reparti di degenza, entro in questa medicina e già mi vedono, dicono, questo porta male. Arriva notizia negativa, e purtroppo tra virgolette era notizia negativa, quindi convoco i medici e gli infermieri presenti e dico, oggi abbiamo necessità di convertire questo reparto, 44 posti letto, ore 9:30 del sabato mattina, in un reparto Covid, perché purtroppo il flusso di pazienti che sta arrivando in PS è un flusso significativo, non dobbiamo essere presi senza posti letto, cerchiamo di agire sempre con ore di anticipo, quindi cerchiamo di seguire bene il flusso. È stato un momento estremamente pesante e i medici avevano paura dell'ignoto, di cosa succede, iniziavano a capire bene che la malattia era anche una malattia grave. Qualche crisi isterica, 10 minuti, un quarto d'ora di confronto, tutti si sono rabboccati le maniche. Alle ore 17 dello stesso giorno 44 pazienti erano stati spostati in altri reparti dell'ospedale, iniziava a entrare il primo paziente Covid. Ecco, quello che si diceva prima, che comunque ci si è tirati sulle mani, che si è lavorati nonostante fosse un periodo di grande stress, è effettivamente vero. Non abbiamo lasciato indietro tutto, fortunatamente. Ci siamo portati, ci stiamo portando quello che il Covid ci ha insegnato, il lavorare in gruppo, il condividere gli obiettivi. Quindi è vero che è stato un periodo stressante, molto stressante, fisico, ma oserei dire forse più psicologico, ma io dico che, come si diceva, dalle grandi criticità deve esserci l'occasione per cambiare. Effettivamente anche tanto le organizzazioni sono cambiate e sicuramente i rapporti personali sono cambiati. Grazie per l'attenzione. Ho sempre trovato calzante un'espressione del direttore di neurorianimazione del Niguarda, Arturo Chierigato, che per descrivere la principale metodologia applicata al Niguarda per ordinare il caos creato dal virus mi disse si utilizzava la progressività del buon senso, la capacità di progredire in gruppo scegliendo la via migliore. Era la creazione della comunità di assistenza. Ce ne parlerà la dottoressa Laura Zoppini, direttore della direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociosanitarie dell'ospedale Niguarda. Grazie, buongiorno a tutti e grazie alle istituzioni per questo momento. Rivedere il video è ancora qualcosa di molto emozionante e di toccante, ma è anche qualcosa che ci dà la forza di raccontare tutto quello che di buono è stato fatto. E l'istituzione degli infermieri di famiglia e comunità, che è stata una delle primissime attività che il nostro Paese ha garantito proprio dopo i primi mesi di pandemia, è proprio una di queste buone attività. Infatti questi infermieri, che hanno competenze specialistiche in sanità pubblica e nelle cure primarie, hanno consentito di prendere in carico, monitorizzare e seguire a domicilio pazienti appunto Covid positivi che si trovavano magari anche da soli a casa al loro domicilio. In particolare a Niguarda, sin dal 3 novembre 2020, in quella che oggi è la casa di comunità di Villa Marelli, è stato istituito il primo servizio degli infermieri di famiglia e comunità ed è stata attivata la centrale di monitoraggio per i pazienti Covid positivi. In particolare tutti i pazienti che venivano dimessi dal pronto soccorso o dimessi anche dalle degenze ospedaliere, perché all'inizio ci si negativizzava molto tempo dopo,
ma anche tutti i pazienti che si trovavano a casa e che presentavano profili di rischio, anche sociale, perché erano soli, che ATS ci segnalava. Bene, per tutti questi pazienti gli infermieri di famiglia hanno garantito un attento e costante monitoraggio e una presa in carico. In particolare, infatti, ogni giorno, ogni due giorni, a seconda del profilo di rischio, tutti i pazienti segnalati venivano contattati, gli infermieri di famiglia ne valutavano le condizioni generali, valutavano l'andamento della malattia, l'eventuale insorgenza di complicanze, di sintomi ingravescenti, rilevavano anche la saturimetria attraverso un saturimetro che veniva consegnato al paziente, che riceveva un kit con le indicazioni per l'isolamento, il saturimetro, la mascherina, la temperatura, e a seconda delle condizioni, se lo richiedevano, il paziente veniva accolto in giornata in un ambulatorio fast track, veniva visitato dal medico infettivologo, venivano garantiti tutti gli accertamenti necessari, gli esami del sangue, la lassa del torace, l'ecografia polmonare, e se invece la presa in carico telefonica evidenziava una situazione critica, il paziente veniva inviato direttamente in pronto soccorso per una presa in carico d'urgenza. Questa attività di monitoraggio e di presa in carico è stata garantita anche per i pazienti e i medici dell'RSA, delle residenze sanitarie per anziani, che presentavano problemi particolari correlati al Covid. Ma è stata un'attività intensa, se pensiamo che i nostri infermieri di famiglia hanno seguito più di 6.500 pazienti, effettuato più di 90.000 chiamate. Vi erano giornate in cui lo stesso paziente era necessario ricontattarlo più volte perché bisognava rivalutare le condizioni generali o perché magari il paziente era particolarmente in ansia. In alcune giornate il numero di chiamate per operatore in turno è stato superiore alle 100 al giorno, oltre naturalmente a tutti gli interventi domiciliari effettuati. Ma questa presa in carico non è stata importante solo da un punto di vista clinico assistenziale, è stata importante anche per rispondere ad alcuni bisogni sociali. Erano molte persone, i pazienti magari soli, a casa da soli, perché ci si contagiava famiglie intere, quindi magari i genitori anziani non potevano ricevere l'aiuto dei loro figli, dei loro familiari. E con la collaborazione del comune, per esempio, gli infermieri di famiglia hanno soddisfatto anche tutti gli aspetti sociali, anche quelli più banali come la consegna dei pasti a domicilio, ma soprattutto è stato qualcosa che ha fatto sentire i pazienti sicuri, presi in carico, seguiti, accompagnati nel loro percorso di malattia, se pensiamo che gli infermieri di famiglia programmavano ed effettuavano anche poi i tamponi di controllo. E numerosi sono stati anche gli interventi di educazione sanitaria per favorire le misure di contenimento, perché magari vi erano genitori positivi con dei neonati, dei bambini piccoli, e questo supporto non ha risparmiato nessuno, se pensiamo che il paziente più giovane seguito aveva avuto 7 anni e quello più anziano a domicilio 96. Ma questo monitoraggio, questa presa in carico è stata preziosa anche nelle fasi successive della malattia, quando con l'avvento dei nuovi farmaci antivirali, farmaci monoclonali, è stato possibile trattare a domicilio i pazienti. Anche in questo caso venivano contattati, seguiti, presi in carico per valutare l'andamento della malattia e l'insorgenza di eventuali effetti collaterali. Tra l'altro questa attività ha favorito molto anche l'aderenza terapeutica, trattandosi di farmaci costosi e particolari. Ma il contributo degli infermieri di famiglia è stato prezioso anche per tutta l'attività vaccinale. Come già ricordato anche dal nostro generale Figliuolo, appena furono disponibili i primi vaccini, i primi giorni di febbraio 2021, i nostri infermieri di famiglia hanno cominciato a vaccinare a domicilio i pazienti più anziani, over 80 anni, ma anche tutti coloro che erano impossibilitati per gravi disabilità a recarsi deambulando nei centri vaccinali attivi. E anche per questi pazienti è stato garantito un monitoraggio continuo competente, perché sono stati contattati, veniva programmata la vaccinazione effettuata con un medico e un'infermiera a domicilio, e tutti i pazienti sono stati poi richiamati giorni successivi per controllare l'insorgenza di effetti collaterali e di complicanze, e questo per tutti i vaccini e richiami che è stato importante fare, come anche nell'ultima campagna vaccinale. Ma il loro contributo è stato determinante anche nei centri massivi, sia quelli attivati da Niguarda che anche in quelli attivati in collaborazione con le altre ASST, e nell'ospedale in fiera che il nostro assessore ha reso possibile su tutta la campagna anche di ambito pediatrico.
Bene, quindi questo, e tra l'altro le vaccinazioni che i nostri infermieri di famiglia hanno fatto superano i 10.000 al 28 febbraio di quest'anno. Quindi questo approccio di ospedale territorio integrato, allo stesso tempo garantito e reso possibile dagli infermieri di famiglia e comunità, si è rivelato un'opportunità importante per il controllo della pandemia e della malattia in particolare, sia perché ha consentito di supportare i pazienti più fragili a domicilio con tutti gli interventi necessari, ma anche perché tempestivamente ha consentito di garantire tutto quello che era necessario garantire nel momento in cui l'infezione presentava complicanze e sintomi peggiorativi, ma ha consentito anche che pazienti a basso rischio con una sintomatologia modesta si recassero in pronto soccorso proprio grazie a un monitoraggio attento, sicuro, costante e competente che ha fatto sentire le persone sicure, meno sole in un momento di isolamento domiciliare totale. Grazie. Come vedete, la voglia di parlare di quei momenti è tanta. E adesso appunto parliamo proprio di comunicazione. La comunicazione durante l'emergenza è il titolo di questo intervento, che sembra semplice, ma così non è, perché l'ufficio comunicazione del Niguarda ha condiviso sulla rete, sui social, ogni attimo della pandemia, offrendo informazioni fondamentali a chi viveva nell'angoscia di quegli attimi, ma soprattutto per combattere un altro virus di quel periodo, che era l'infodemia, fatta di pesanti allarmismi, soprattutto di gravi fake news, e che in quei dolorosi momenti sommergeva addirittura il flusso delle informazioni corrette. Interviene la dottoressa Maria Grazia Parrillo, responsabile comunicazione e relazioni esterne dell'ospedale Niguarda. Grazie. La pandemia del 2020, a differenza di altre emergenze sanitarie in passato, diceva anche Elena, è stata caratterizzata fortemente anche da una diffusione massiccia e incontrollata di informazioni. Informazioni che in questa iper-esposizione confondevano le persone, confondevano i cittadini, e spesso era difficile capire che cosa fare, era difficile capire qual era la fonte da cui arrivavano queste informazioni, per cui diventava per le fonti istituzionali un problema riuscire a trasmettere i messaggi e le informazioni necessarie ai cittadini per applicare le procedure che venivano dettate in risposta all'emergenza pandemica e per reagire tutti in un modo più coordinato. Come si diceva prima, già a inizio anno 2020 l'OMS infatti aveva proprio lanciato l'allarme infodemia, perché voleva sottolineare il pericolo ormai in atto di questa eccessiva informazione, di questa eccessiva dilagare di informazioni, in alcuni casi anche fake, che rendevano difficile a chiunque orientarsi tra le informazioni. Se ci ricordiamo cos'era il febbraio-marzo 2020, ogni giorno le ore degli italiani erano scandite continuamente da numeri. Avevamo in Lombardia dirette Facebook dalle fonti regionali una o due volte al giorno che davano gli aggiornamenti, c'erano due volte al giorno gli aggiornamenti della Protezione Civile, a tarda notte le conferenze del Presidente del Consiglio, e venivano continuamente dati numeri. Numeri di decessi, numeri di malati, numeri di posti di terapia intensiva liberi, numeri di posti di terapia intensiva occupati. A tutto questo rumore, a tutti questi numeri che portavano confusione e rumore, a fare da contraltare c'era il silenzio pesante e il dolore dei pazienti e dei familiari nella loro solitudine a casa. Nel nostro piccolo Niguarda abbiamo cercato in qualche modo anche di governare i processi di comunicazione e le informazioni che davamo ai nostri cittadini. Tutto questo sempre col pensiero soprattutto ai familiari dei pazienti che erano lontani dai propri cari e che chiedevano a noi di dare notizie. L'ospedale era chiuso, abbiamo iniziato abbastanza presto a farli entrare, ma comunque era difficile per loro stare a distanza, non vedevano i volti delle persone che si prendevano cura al posto loro dei propri familiari, non sapevano quello che succedeva all'interno. C'era per noi quindi forte l'esigenza di trasmettere, di aprire una finestra su
quello che loro non riuscivano a vedere e dargli anche il volto, fargli vedere anche in una foto, in un video, il volto delle persone che appunto al posto loro in quel momento erano accanto ai loro familiari. Continuamente con tutti gli strumenti che avevamo a disposizione, da quelli tradizionali ai social che sono stati uno strumento, una serie di strumenti fondamentali, ci arrivavano, noi davamo messaggi e ci arrivavano messaggi in cui ci chiedevano di abbracciare al posto loro il fratello ricoverato, in cui ci dicevano di aspettare con ansia alle 16 quando arrivava la consueta telefonata dalla terapia intensiva o dal reparto in cui li aggiornava sulle condizioni del proprio parente e che era l'unico filo diretto che li collegava al padre, alla madre, ai figli ricoverati. Cercavamo anche attraverso questi strumenti di informazione di contrastare ormai un dilagare, soprattutto nei primi mesi, di fake news. Dall'inizio sono partite informazioni contrastanti, allarmanti e sbagliate, come il fatto che in pronto soccorso sceglievamo o nei reparti sceglievamo chi curare o chi no. E quindi con questi strumenti rispondevamo anche all'esigenza di dare informazioni qualificate, trasparenti e professionali. Com'era la cura e l'assistenza che offrivamo ai nostri pazienti, anche l'informazione e la comunicazione abbiamo cercato di portarla avanti nello stesso modo, in un modo trasparente, coerente e professionale. E per ultimo, anche con questi strumenti dialogavamo e collaboravamo con la stampa, con i media internazionali, in un periodo in cui febbraio-marzo del 2020 uscivano una media come 20 articoli al giorno sul nostro ospedale. Ho riassunto in un breve video che adesso manderemo quello che è stato per Niguarda la prima ondata da un punto di vista di comunicazione e l'auspicio è che tra le varie cose che questa tragedia ci deve insegnare c'è anche la necessità di rilanciare il ruolo della comunicazione fatta da professionisti perché sia una comunicazione accurata, professionale, verificata e trasparente. Grazie. Guardando queste immagini che quando ho visto anch'io per la prima volta in sala di montaggio mi hanno abbastanza sconvolto, ho detto ma questa non è poco più di un'influenza. Non l'è mai stata e purtroppo abbiamo sostenuto. Non si dice parte della domanda, comunque questo tutto il resto sì. Molto confuso a chi voleva farsi confondere. Ma dal momento in cui... Allora, siamo passati dall'essere un paese di allenatori di calcio a un paese di esperti di medicina, di virologia e di epidemiologia.
Buonasera, buonasera a tutti voi dalla TG1. Ci sono notizie che più di altre riescono a dare il senso di una situazione. Dopo due mesi di lotta in corsia contro il coronavirus, l'ospedale di Guarda di Milano, per il calo di pazienti positivi degli ultimi giorni, chiude una delle nuove 5 terapie intensive allestite nel pieno dell'emergenza Covid. Ritengo ci sia poco da aggiungere a queste bellissime immagini. Interviene ora la dottoressa Barbara Lissoni, psicologa dell'ospedale Niguarda, che parlerà del peso psicologico della pandemia sugli operatori sanitari e sui pazienti. E l'ultimo intervento seguiranno tre brevi testimonianze. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie della possibilità di essere qui. Vengo portando la voce di tutte le persone che hanno lavorato con me e di tutti gli operatori di Niguarda, nei reparti in cui la psicologia clinica ha lavorato. Abbiamo sentito parlare di operatori eroi, abbiamo sentito le testimonianze di chi ha parlato prima di me, di quello che gli operatori hanno fatto. La domanda di Niguarda, della psicologia clinica di Niguarda, è stata: chi si occupa e chi cura i curanti perché possano reggere in un tempo che non sappiamo quanto durerà? Chi si è occupato di loro? Una citazione che mi sembra appropriata, di Eugenio Borgna: quando scompare, il dolore del corpo non lascia tracce nella memoria, mentre il dolore dell'anima, quando è profondo, non si cancella. Può rinascere sulla scia di avvenimenti inattesi e imprevedibili. Quello che l'ospedale Niguarda, la psicologia clinica, ha fatto è cercare di fare una prevenzione. Io oggi mi concentrerò soprattutto su operatori e familiari, avendo lavorato nelle terapie intensive, di fare una prevenzione di tutti quelli che sono i disturbi psicologici che poi, nel lungo tempo anche, chiaramente potevano essere estremamente incisivi e avrebbero potuto comunque lasciare dei segni indelebili. Partendo dagli operatori, abbiamo contato sui DPI, che sono degli strumenti di protezione che ci hanno permesso di lavorare. Da un punto di vista psicologico abbiamo pensato anche a dei DPPI, cioè dei dispositivi di protezione psicologica individuale, per loro. In che modo? Come potevamo rendere umana una condizione disumana? Questa era la domanda. Siamo partiti dai bisogni dei nostri operatori. I bisogni dei nostri operatori erano bisogno di sicurezza, bisogno di appartenenza, di essere insieme, e bisogno di decontaminazione emotiva. Che cosa è stato fatto? Abbiamo aumentato i briefing, ora per ora abbiamo lavorato sulle leadership, abbiamo favorito degli incontri informali, perché formali non erano possibili, non era possibile farli sedere in cucina nel cambio turno, e abbiamo lavorato, laddove fosse possibile, su delle supervisioni. Grazie anche, e Niguarda l'ha potuto fare grazie al centro di Capua, che è il centro che si occupa di ipoterapia e che quindi ha fornito una possibilità ulteriore ai nostri operatori di poter decontaminarsi. I nostri operatori usano la propria persona come primo strumento di lavoro.
se scelgono questa professione, una professione di relazione d'aiuto, quindi di relazione. Abbiamo dovuto pensare comunque alla loro soggettività e quindi, come è stato detto da chi mi ha preceduto, loro avevano paura. Non solo paura, loro avevano angoscia. E come potevano curare? Pervasi dall'angoscia. Quindi cercare comunque di poter guardare oltre e trattare quello che poteva essere indicibile e impalpabile e che non si potevano permettere di dirselo, di fermarsi. L'angoscia esistenziale non è solo segno di malattia, è anche di sensibilità e di captazione dell'indicibile e dell'invisibile. Porto loro. Avevano l'angoscia di una precarietà che minaccia la sopravvivenza, sia fisica che psichica. Avevano l'incertezza professionale, come ha detto chi prima di me. Ha stravolto ogni protocollo, lavoravano senza alcun tipo di riferimento. Avevano la rabbia, avevano la frustrazione, compagni di viaggio costanti ogni minuto. Avevano una grande adrenalina che potenziava i loro corpi e che permetteva loro di curare fino allo stremo in condizioni difficili. Le modalità di lavoro erano estremamente spiazzanti, continuavano a riportare una fatica e un disorientamento continuo. Ogni ora non sapevano cosa sarebbe accaduto. Gli operatori raccontavano come i pazienti non morivano, ma scomparivano. Indicibile e inaccettabile come esperienza di lutto. Si evidenzia in loro un passaggio significativo. Come posso prendermi cura senza poter curare? Non avevano potere, erano in balia. Dovevano pensare anche a sopravvivere. Quindi con loro si lavora anche su quello che loro sentivano. Pur essendo in un contesto di emergenza dove ci viene insegnato non è possibile provare delle emozioni. Non è vero, bisognava permettere loro di poter dire l'indicibile e quindi abbiamo lavorato sul cercare di non inaridire le emozioni, su non appiattire tutto, perché questo è un rischio psicologico importante. Si lavora sulla motivazione e sull'alleanza tra loro, si è lavorato nella ricerca di senso. Gli operatori hanno perso il senso del loro lavoro in alcuni momenti e l'hanno ritrovato. Un'operatrice, un'infermiera mi dice: non importa, io guardo un minuto, anche se ho un sovraccarico di lavoro spaziale, io guardo un minuto ogni mio paziente in termini relazionali e comunicativi. Anche solo un minuto mi porto a casa un pezzettino di quella persona, perché non sia solo il Covid quello che io sto curando, ma la persona che sta dietro. Questo ha portato loro la fedeltà a se stessi e alla loro immagine professionale come coerenza dell'idea che ciascuno di noi ha di sé. Quindi il bisogno di coerenza su ciò che noi siamo ha prevalso sul bisogno di essere ben visti come eroi. In ultimo, ma non per ultimo, porto un attimo il bisogno dei familiari, anche se poi ci sarà la voce, perché un grande lavoro anche nelle retrovie con loro, che si sono visti i loro cari portati via, strappati, usciti con le loro gambe sull'ambulanza e poi neanche più rivisti. Qualcuno diceva: io non so neanche se in quella cassa da morto c'è la persona che io penso. Avevano un bisogno di informazione chiara, avevano un bisogno di rassicurazione perché non sapevano dove fosse, avevano un bisogno di essere ascoltati nel dramma e per alcuni numerosi un bisogno di elaborare anche un lutto, di iniziare a poter elaborare un lutto. Su questo, e li conoscete perché i media hanno mostrato molto, noi in Iguarda abbiamo lavorato sul bisogno di informazione con, anche se faticosamente, colloqui telefonici tutti i giorni, più o meno alla stessa ora, perché questo garantiva una sicurezza, perché c'erano familiari a casa che aspettavano dalla mattina la telefonata. Noi tra le 3 e le 5 sapevano che ci aspettavano con la telefonata del dottor Casella. Bisogno di rassicurazione,
quindi con videochiamate, messaggi, sms, di fotografie di chi stava curando quel giorno il loro caro e chi se ne stava occupando. C'era l'infermiera Carol, oggi c'è l'infermiera. Il bisogno di far sentire, laddove era possibile, il risveglio dei pazienti, le voci, i video. Ed infine, ahimè, invece, io credo che nelle prime 4 settimane ho fatto 4 telefonate al giorno di accompagnamento alla morte e di informazione insieme al dottor Casella di morte ai familiari. Ah, mi guarda quello che ha fatto in questa situazione e poi concludo, è quello di essere, se lo posso dire, un po' sanamente sovversivi e quindi di permettere laddove possibile l'ultimo saluto, perché l'ultimo saluto previene un lutto complicato e degli stati depressivi per gli anni successivi. Se non lo facciamo salutare non c'è nessun rituale. Mi fermo qui, concludo solo dicendo, abbiamo detto che il passato non è da dimenticare, è da integrare. Oggi siamo qua, è il nostro presente. Quanti di voi sanno che solo dopo la tempesta si può fare il punto barca? E i nostri operatori sono inevitabilmente forti, inevitabilmente solidi, ma inevitabilmente sopravvissuti. E quindi oggi abbiamo un long COVID. Non possiamo mollare adesso. In tempesta si regge. Adesso si fa il punto barca. Quindi a partire dal passato e da questo presente, che ne guarda, guarda avanti. Mi spiace dover pressare i nostri relatori, che starei veramente ad ascoltare per tanti minuti. La giornata si conclude con 3 significative testimonianze di persone che hanno vissuto direttamente sul campo questa esperienza. C'è ad esempio chi durante la pandemia è cresciuto in fretta, tanti giovani specializzandi sono stati chiamati e si sono offerti con un misto tra entusiasmo e ansia di entrare in prima linea. La testimonianza diretta oggi è portata da Ilaria Giovannini, che da specializzanda in terapia intensiva improvvisamente si è trovata in prima linea al Niguarda e oggi lì lavora. Prego la dottoressa Ilaria Giovannini di venire sul palco. Grazie a tutti per questa opportunità di condivisione. Avevo iniziato da poco il 4° anno di specialità, quando appunto gli echi del coronavirus cominciarono ad arrivare sommessamente, e mi ricordo che passavo molto tempo a chiedermi come avrei fatto di lì a un anno a fare da sola quello che vedevo fare i miei strutturati, a gestire quel livello di complessità, a prendere delle decisioni così complesse, così delicate. Avrei mai confidato abbastanza nelle mie capacità da riuscire a fare da sola, a sostenere da sola tutta quella responsabilità. E quindi, mentre ero impegnata a pormi tutte queste domande, a navigare attraverso il mio percorso di formazione, senza neanche capire esattamente l'entità dell'onda che arrivava, quegli echi sono diventati appunto la tempesta, e la pandemia ci ha travolti tutti: medici, infermieri, operatori, specializzandi, strutturati, esperti, meno esperti. A quel punto tutte le domande esistenziali sono svanite, non avevano più nessuno spazio. E come ormai tutti tristemente sappiamo, come abbiamo sentito dalle testimonianze precedenti, i mesi della prima ondata sono stati terribili e dolorosi sotto un'infinità di aspetti. La paura, l'angoscia per le persone amate, io avevo la famiglia lontana, a Roma, e speravo che andasse tutto bene. Il dolore per i pazienti e anche per i cari che venivano contagiati e che perdevamo, la fatica fisica e mentale sostenuta da tutti per cercare di resistere alla pressione, alla frustrazione, allo smarrimento sia clinico che personale,
e la ricerca appunto spasmodica di una strategia che funzionasse nei confronti di una malattia di cui non sapevamo niente, proprio niente. Io di quei mesi ricordo tantissimo la solitudine mia e dei colleghi, dei pazienti, dei familiari, di tutto il mondo che era paralizzato, una sensazione opprimente. E ricordo che i ritmi erano anche tali da non lasciare nessuno spazio alla riflessione e alla coscienza delle cicatrici che ci avrebbero lasciato quei mesi. Per tanti, me compresa, la consapevolezza è arrivata alla fine della prima ondata, quando i ritmi cominciarono finalmente a rallentare per un po', però. Però in realtà non è del dolore e della paura che vorrei parlare oggi, perché ne abbiamo sentito parlare e ne sentiremo ancora parlare tantissimo. C'è un altro aspetto che per me è stato molto importante di quei mesi. Dopo i primi periodi in cui appunto ognuno di noi aveva cercato nella sua solitudine di fare al meglio il proprio lavoro, la riorganizzazione di cui ci hanno parlato, logistica necessaria a sostenere l'emergenza, ha avuto tra i suoi effetti anche la generazione di tanti nuovi gruppi di lavoro, come quello in cui ho avuto la fortuna di capitare io, e che hanno saputo in maniera veramente magistrale accogliere, formare e dare spazio a tutti noi, specializzandi, catapultati nelle prime linee. Ci chiamavano gli inconsapevoli, affettuosamente. Effettivamente lo eravamo. Ma in quelle persone, nel modo di lavorare che abbiamo costruito insieme, come una squadra, come un'equipe coesa e solidale, e poi quasi come una famiglia, io ho trovato ben più delle risposte che cercavo e ho potuto affrontare con grinta e con energia buona parte delle sfide che aspettano gli inesperti, grazie appunto alla solidità e alla sicurezza che derivano dalla consapevolezza di avere alle spalle un gruppo di persone su cui puoi contare sempre, anche ma non solo quando sei in difficoltà, e non solo per quanto riguarda la difficoltà professionale, ma anche per le difficoltà personali, psicologiche. Riuscire a vivere, a costruire un modello di lavoro in cui ci fosse spazio anche per il benessere psicologico di tutte le persone coinvolte ha avuto un'importanza incredibile per resistere agli urti. E pian piano appunto ho realizzato che mentre all'inizio della pandemia tutte le domande esistenziali erano state soltanto travolte, un po' soffocate dalla tempesta, adesso pian piano avevano trovato una loro risoluzione in risposte concrete costruite lungo il percorso. E quindi, se all'inizio eravamo smarriti, grazie al lavoro collettivo e ovviamente al passare dei mesi, adesso eravamo cresciuti, avevamo una rotta. E grazie a tutto questo sono arrivata in fondo alle prime notti da sola, quando arrivavo al lavoro così tesa che non avrei chiuso occhio comunque, sarebbe stato impossibile. Ho affrontato i primi casi che hanno messo a durissima prova tutte le mie conoscenze. Ho affrontato i turni di guardia interminabili in cui comunque bisognava prendere delle decisioni rischiose, anche nonostante la fatica. Ho imparato anche a mettere in discussione tutto quello che so grazie al confronto costruttivo con gli altri, più esperti, meno esperti, di discipline diverse. Ho imparato a comunicare tutti i giorni con le famiglie, senza perdere un giorno, anche quando eri stremato e anche quando le notizie non erano per niente buone. Ho imparato che nonostante il massimo dei nostri sforzi, delle nostre disponibilità, non tutte le vite riescono a essere salvate, ma che possiamo e dobbiamo preservarne sempre la dignità. E ho imparato che nessun medico, nessun chirurgo, nessun rianimatore salva un paziente da solo. Fare in modo che chi si affida a noi, come Davide, che tra poco ci darà la sua testimonianza, possa tornare a casa spesso richiede giorni, settimane, anche mesi di lavoro e collaborazione di tantissimi professionisti diversi, cercando di non trascurare mai il rapporto col paziente, con la sua famiglia e con tutta l'equipe. Insomma, in questi due anni passati in rianimazione Covid a Niguarda ho imparato che ciò che salva le vite nostre e dei nostri pazienti non sono tanto le risorse individuali, quanto la capacità e la volontà di condividerle, di accogliere, di insegnare, di lavorare come equipe coese e di saper chiedere aiuto, di prendersi cura sempre di tutte le persone che lavorano con noi, di stimolarne costantemente conoscenza, crescita e passione, anche e soprattutto nei contesti più difficili quando la pressione è più alta. E adesso che i reparti sono
i reparti Covid sono finalmente chiusi e io non sono più una specializzanda. Cerco ogni giorno di fare tesoro di tutto questo e di trasmetterlo a tutti gli specializzandi che arrivano per imparare. E spero che questo mio frammento di esperienza possa essere d'aiuto ai giovani colleghi che sono qui oggi. Vorrei quindi ringraziare sentitamente chi mi ha dato la possibilità di condividerlo e soprattutto tutte le persone straordinarie con cui lavoro, che mi hanno ispirato e che in questi anni mi hanno spesso salvato la vita. Chi di voi non si ricorda l'estate del 2020? È stata un'estate che ha bussato prepotentemente sulla nostra libertà. Ci sembrava di aver lasciato alle spalle un'esperienza terribile. Quell'estate però la voglia di dimenticare fu fatale e si scaraventò la seconda ondata su di noi con tutta la sua forza, la più pesante. Ne erano ben consapevoli i figli degli operatori sanitari che hanno parlato, impegnati nelle corsie in una lotta quotidiana, e una di loro era Rachele Doneda, che in quel tramonto dell'estate del 2020 lasciò ai giornali una testimonianza scritta a due mani con la sorella Cecilia, che mi ricordo molto bene. Erano due ragazze ventenni all'epoca, poco più adesso, figlie di Renzo Doneda, caposala del pronto soccorso, e Stefania Modena, caposala della terapia intensiva Covid dell'ospedale Niguarda. Le sue parole riescono a fotografare quei momenti da un osservatorio privato. Ci fa entrare in casa, ci fa sentire i sentimenti più intimi, ci fa sentire soprattutto la paura e la rabbia. Rachele, ti prego di salire sul palco. Grazie a tutti, buongiorno. Nel corso degli scorsi anni, come tutti, mi sono trovata ad osservare dall'esterno i terribili effetti della pandemia in corso. E come tutti spesso mi sono trovata confusa, spaventata, spaesata in balia di una serie di opinioni, notizie, informazioni dalle quali spesso era molto difficile districarsi. E in questo contesto la testimonianza dei miei genitori è stata un aiuto prezioso per comprendere gli aspetti più veri, più nascosti e soprattutto più umani che si celano dietro al lavoro di chi il virus lo ha affrontato sul campo ogni giorno. E per questo a settembre 2020 ho scritto questa lettera che voglio leggere qui con voi oggi, con la quale spero di raccontarvi il mio punto di vista, di raccontarvi la pandemia attraverso lo sguardo di figlia di due operatori sanitari, nella speranza di trasmettere con efficacia un punto di vista più familiare e più quotidiano riguardo la pandemia. Avere entrambi i genitori che lavorano in reparti Covid-19 vuol dire provare orgoglio e preoccupazione allo stesso tempo. Vuol dire essere consapevoli di quello che accade davvero dietro le mura dell'ospedale. Credo che se tutti conoscessero ciò che accade davvero nel nostro sistema sanitario ci sarebbero meno polemiche e negazionismi, o almeno così mi piace pensare. Di sicuro non ho mai visto la mia mamma e mio papà così esausti come durante gli scorsi mesi. Per loro non è affatto facile, fisicamente ed emotivamente. Dedicano tutto loro stessi al lavoro, sacrificando tutto il resto. Eppure, tante volte questo non sembra essere mai abbastanza. Avere entrambi i genitori che lavorano in reparti Covid-19 vuol dire provare tanta rabbia quando le persone per strada non indossano la mascherina o quando i tuoi coetanei organizzano dei festini segreti. In certi momenti mi arrabbio talmente tanto da arrivare a pensare che nel caso si ammalassero sarebbe giusto far pagare le cure mediche. Fortunatamente non è così. Ma devo dire che per la maggior parte del tempo ho solamente paura. Ho paura che la mia famiglia si ammali per colpa di chi non vuole capire la gravità della situazione, per colpa di chi non sa rispettare la vita e il lavoro degli altri. Ho paura che i miei genitori si ammalino e sono sicura che anche loro hanno paura, anche se tante volte non lo danno a vedere. Tante volte guardando i loro occhi capisco che forse i sintomi non sono il male peggiore, perché parte di questa malattia ha già infettato profondamente i loro cuori. Per chi lavora in prima linea negli ospedali non bastano la mascherina e i guanti, non bastano tute di plastica e vetri e superfici per proteggersi dal Covid-19. Bardarsi dalla testa ai piedi e parlare tramite walkie-talkie non servirà ad affrontare una sofferenza alla quale è impossibile abituarsi. Quella causata dal coronavirus è una malattia che si consuma nella solitudine e che non guarda in faccia nessuno.
L'area dei reparti di terapia intensiva è spesso satura di dolore, di amarezza e a volte di senso di impotenza, contro i quali nulla servono i presidi di protezione. E poi c'è la paura. Quella paura che stritola i visceri, che annebbia la mente, che bisogna cacciare a forza in un angolo per lasciare respirare invece la professionalità e la devozione. Una paura che si trascina anche a casa, dopo ogni turno, che non basta una doccia per lavarla via. Perché è difficile guardare una persona morire da sola, senza che i suoi cari possano accompagnarla verso un sonno dal quale non si risveglierà. E loro non la rivedranno mai più, neanche da cadavere. È difficile inserire un tubo in gola ad un collega, magari un coetaneo, con il quale hai lavorato fianco a fianco fino a pochi giorni addietro. Pensi, potrei essere io? L'altra sera mia madre piangeva. È difficile alzarsi ogni giorno e andare a fare il proprio lavoro. Quando sento che i contagi e i ricoveri continuano ad aumentare, mi sento impotente ed estremamente triste, come se tutta la fatica spesa da medici, infermieri, personale sanitario valesse meno di zero. Questo, ancora una volta, mi fa capire come non può dipendere tutto dagli ospedali. Le azioni di ciascuno contano, sono importanti, possono salvare le vite dei pazienti e salvaguardare quelle della mamma e del papà e di tutti gli operatori sanitari. Esiste infatti una soglia che è nostro compito sorvegliare, con uno sguardo altrettanto vigile, la porta d'ingresso degli ospedali. Se non stiamo attenti, il fardello potrebbe diventare troppo pesante e insostenibile. Ciascuno agisca da vigile sentinella tra le mura della propria casa, perché è una vera fortuna che nel caso ci ammalassimo ognuno di noi senza nessuna distinzione abbia il diritto di essere curato. Teniamolo bene a mente quando ci sentiamo demoralizzati, quando i nostri cari ci mancano più di ogni altra cosa, quando pagheremmo oro per fare una passeggiata sulla spiaggia con un cono gelato in mano insieme ai nostri amici. Teniamo duro, consoliamoci nella consapevolezza che stiamo facendo la cosa giusta, che stiamo aiutando qualcuno e che la nostra azione conta. Mamma, papà e tutto il personale sanitario che lotta in prima linea in questa emergenza lo meritano, così come tutte le vittime che sono morte da sole. Grazie. È bello quando i giovani ci richiamano al senso di responsabilità. Concludiamo adesso con, prima di tutto, i miei ringraziamenti a tutti voi e spero che l'ultimo applauso al prossimo intervento abbracci tutte le persone che hanno fatto il loro dovere e che hanno perso la vita in quelle bruttissime giornate. Ovviamente concludiamo con la voce di un testimone diretto della malattia, si suol dire di chi ce l'ha fatta, ma che non potrà mai dimenticare. Davide Renati non ha solo resistito agli artigli del coronavirus nella sua forma più letale, ma ha superato il trauma, offrendo al mondo la sua lode alla vita, perché oggi infatti è accompagnato dalla moglie Francesca, che aspetta il loro primo figlio. Quale testimonianza migliore per raccontare questo drammatico confronto tra paziente e familiari che si trasforma sempre in un'occasione di vita. Invito sul palco con un caloroso applauso il testimone Davide Renati. Grazie a tutti per la giornata, la possibilità di oggi. Non è semplice, non è stato semplice scrivere queste parole, e dopo i video e dopo gli interventi delle persone che sono state coinvolte nella mattinata odierna, sarà ancora più difficile cercare di leggerle. Ma ci provo. Era mercoledì 18 marzo 2020, il giorno in cui tutto è iniziato, dove quel terribile presentimento di aver contratto il Covid-19 si stava lentamente e inesorabilmente concretizzando. In quei mesi lavoravo in un'azienda di Cremona, appartenente al gruppo A2A, con il ruolo di direttore ambiente e sicurezza. Ironia della sorte, facevo parte del team dedicato alla gestione delle emergenze, compreso lo sviluppo e realizzazione delle istruzioni per la gestione della pandemia, definendo procedure che anche nella vita privata avrei adottato e che molto probabilmente hanno messo al riparo tutta la mia famiglia da un potenziale contagio da parte mia. Tutto è incominciato con una leggera febbre ed una sensazione di prurito alla gola,
qualche colpo di tosse e un senso di debolezza con malessere generale. Tutti sintomi associabili ad una semplice influenza, o almeno era la prognosi che cercavo di suggerire a me stesso per convincermi che non si trattasse del virus che stava mettendo in ginocchio l'intera umanità. Poi nei giorni a seguire il continuo peggioramento, la perdita di gusto al fatto, la febbre che continuava a persistere nonostante l'assunzione di tachipirina, l'inappetenza cronica, l'incapacità di stare in piedi per il senso di svenimento che mi gravava. Avevo la sensazione di non possedere più il controllo del mio corpo ed ero spaventato da quello che poteva accadere. Il 25 marzo, dopo un'intera settimana di agonia, un'amica che possiede l'azienda in ambito sanitario riuscì a recapitarci un saturimetro, introvabile nei giorni precedenti. Lo mise al dito e immediatamente riscontrai un valore di 82% di ossigeno nel sangue. Dopo 10 minuti sentivo le sirene dell'ambulanza che mi avrebbe portato in ospedale. In quel preciso istante ebbi una lucida e violenta consapevolezza della fine di tutto. Abbracciai mia moglie e le dissi che avrei sperato tanto di rivederla. Giunto al pronto soccorso di Stradella, città in cui risiedo, il tampone nasale confermò la positività al Covid-19 e le lastre toraciche evidenziarono una polmonite bilaterale in evidenza e stato di avanzamento. Pensavo, speravo, che da lì in avanti la strada si facesse in discesa, che con le cure mediche sarei guarito in poco tempo. Purtroppo però mi stavo sbagliando. Nella notte le condizioni si aggravarono e decisero di mandarmi nella struttura ospedaliera di Voghera, che era stata adibita a centro Covid-19. La degenza nel reparto di medicina del complesso vogherese, durato circa una settimana, è stato il periodo più difficile, drammatico e doloroso di tutta la mia vita. I ricordi di quei 7 giorni saranno per sempre una cicatrice indelebile nella mia mente e nella mia anima. Le giornate erano scandite solamente da momenti di controlli dei parametri vitali. Non riuscivo a dormire, non potevo stare sdraiato perché la compressione sui polmoni non mi permetteva di respirare. La richiesta d'ossigeno continuava ad aumentare, fino a quando la mascherina non era più sufficiente e mi fu fatto indossare il casco CPAP. Non avevo neppure la forza di rispondere ai messaggi della mia famiglia e dei miei amici che cercavano di portarmi vicinanza, conforto e amore. Stavo seduto sul letto 24 ore al giorno. Ogni tanto, stremato dagli effetti dell'insonnia, mi appisolavo, assumendo una posizione innaturale, ricurvo su me stesso e che a sua volta mi impediva di dormire. Ero entrato in un vortice di supplizio senza una via d'uscita. La mia stanza si affacciava al cortile della camera mortuaria dell'ospedale. Tutto il reparto, compreso l'obitorio, erano destinati ai pazienti e alle vittime del Covid. Seduto sul letto, guardando fuori dalla finestra, mi arrivava un'immagine che non riuscivo mai più a scordare. Innumerevoli barelle di metallo che trasportavano le sagome di corpi rivestiti di lenzuoli bianchi, corpi di persone morte nella solitudine più totale, nella speranza di vedere anche solo per un istante il viso di un proprio caro. E la domanda che più frequente mi facevo in quel momento era quando sarebbe stato il turno del mio corpo su una di quelle barelle. Ed è il 6 di aprile l'ultimo flashback che ho da vigile. Sfinito dall'incapacità di respirare, rammento le parole del medico che mi diceva che avrebbero dovuto intubarmi. In quel momento in poi, fino al mio risveglio all'ospedale di guardia di Milano, verso la fine del mese di giugno, i miei ricordi sono fatti di sogni, di esperienze in viaggi onirici, in cui la realtà si fondeva al sogno, di momenti che rimarranno sempre solo miei, di cui non ho spiegazioni razionali, ma dei quali ancora oggi porto la memoria con incredibile nitidezza. Nei primi giorni del mese di luglio fui trasferito dal reparto Covid dell'ospedale di Niguarda a quello di terapia semi-intensiva. Avevo perso circa 50 kg di peso, non stavo migliorando, anche se ancora collegato al respiratore. Purtroppo non c'era nessuna sicurezza di poter tornare a respirare in autonomia. Poi, all'improvviso, in un giorno qualsiasi, i miei polmoni decisero di tornare a farcela da soli. L'incubo stava finendo, iniziavo a vedere una possibilità di vita normale. Sicuramente mi sarebbe aspettato ancora un percorso colmo di difficoltà. Nella settimana a venire avrei subito 3 delicati interventi chirurgici e il mio ritorno a casa avrebbe richiesto qualche mese, ma stavo guarendo. La memoria di chi non ce l'ha fatta, il senso di solitudine di cui ancora ne ricordo la profondità
Il pensiero alla mia famiglia che ha sofferto di un dolore verosimilmente mai provato prima. Questi sentimenti tutt'oggi sono ben radicati, presenti e credo mi rimarranno indistruttibili. Ma da questa terribile esperienza ho potuto concretizzare di quanto sorprendente ci sia nella nostra sanità, fatta di donne e uomini meravigliosi, di professionisti che sono in campo ogni giorno a combattere guerre con determinazione, costanza e tantissimo amore. A loro mi rivolgo ringraziandoli di avermi concesso una seconda vita. Grazie. Vi ringrazio.